Gli ospedali della provincia di Foggia non ne chiuderanno. Lo ha ribadito nel corso di una intervista televisiva il direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla. L'evento è stata la conferenza dei servizi della ASL Foggia Investire in Salute che si è aperta nella mattinata di giovedì 17 dicembre per chiudersi domani 18. Le iniziative dell'ASL sono quelle di sostenere i progetti di educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita. All'evento ha partecipato anche il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Gorgoni, il quale ha affermato proprio sulla vicenda degli ospedali della provincia di Foggia che non ci saranno dei tagli, ma un remixamento dei vari settori. Lo stesso direttore generale dell'ASL Piazzolla, in un'intervista concessa ad un'emittente foggiana, ha chiarito la posizione degli ospedali della provincia. Comunque manterremo tre presidi ospedalieri, quelli che abbiamo. E dovete sapere che noi abbiamo San Severo, che è un presidio ospedaliero che comprende anche quello di Lucera. Su questo si sta discutendo, francamente. E quindi, almeno sui tre, quando li abbiamo valutati, abbiamo fatto già una prima analisi, abbiamo visto che ci sono ovviamente delle difficoltà, delle criticità. E naturalmente mi tocca esplicitare anche il fatto, quando andiamo lì, a difesa, non ad oltranza, a difesa secondo, diciamo, parametri di tutta evidenza, che questa provincia ha una orografia completamente diversa e va tenuto conto. In fondo gli ospedali che abbiamo fanno, come dire, da cintura ai due ospedali di cui parlavamo prima, invece a carattere scientifico e a carattere universitario, e con loro stiamo trattando questa faccenda. Due importanti eventi coinvolgono due scuole cittadine a Cerignola nel Foggiano. La prima è l'Istituto Tecnico Economico Alighieri di Cerignola, diretto dal professor Salvatore Mininno. Venerdì mattina è in programma la sesta edizione della Scuola Siamo Noi, destinata all'infondere ai giovani diplomati i valori saldi della vita, attraverso la narrazione dei percorsi scolastici e professionali che hanno consentito ad ex diplomati l'inserimento nel mondo lavorativo, in modo da essere di esempio per le nuove generazioni. Ci saranno le testimonianze di chi opera in questo settore con relative premiazioni. Inoltre verranno consegnati ai ragazzi gli attestati formativi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro giunta alla decima edizione e in più la valorizzazione del progetto Expo 2015 e la consegna di due borse di studio. Altro evento è l'Istituto Scolastico Augusto Righi di Cerignola, un incontro di sensibilizzazione sulle tossicodipendenze. Interverranno i responsabili del centro terapeutico Emanuele di Trigiano. Previste testimonianze di giovani che stanno svolgendo il cammino terapeutico ed anche di capire quali siano i rischi che corrono attraverso l'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Ultimi due allenamenti di rifinitura giovedì e venerdì per l'Olimpica Basket, la formazione che milita nel campionato di Serie C Silver. I gialloblu guidati da Giovanni Gesmundo, dopo la sconfitta a testa alta, dopo ben due tempi supplementari a Manfredonia con il punteggio di 101 a 95, si sono concentrati in queste ore per preparare al meglio la delicata sfida in interna contro l'Adria Bari in programma sabato 19 alle 18. Si cerca quantomeno di recuperare un po' di infortunati. Secondo le ultime notizie che ci sono state fornite dal la società gialloblu, il capitano Giovanni Romano potrebbe recuperare dopo l'infortunio alla spalla che lo ha lasciato fuori dal campo per qualche tempo e speranze di recupero ci potrebbero essere anche per Ciccio Teofilo. Intanto si è operato al menisco Andrea Colapietro, quindi non è escluso che il giocatore possa essere disponibile per le prossime partite, perlomeno per la seconda metà del nuovo anno. La sfida contro l'Adria Bari rappresenta sicuramente una utile situazione per poter tornare alla vittoria. I baresi all'undicesimo posto in classifica hanno collezionato finora 6 vittorie ed 8 sconfitte.